L'Accademia Alberto Lori presenta Canali in Sintonia, un progetto armonico di Roberto Romiti. Una vita da... Salute amiche e amici che ci ascoltate, tocca a noi di Quantum Academy, nella persona ovviamente del nostro presidente esecutivo Luca Pellicari e del sottoscritto dell'Accademia sì. di Alberto Lori. Dare il via alle danze. Cioè, che vuol dire dare il via alle danze? Dare il via a questa iniziativa benemerita di Canali in Sintonia, frutto del nostro Deus Ex Machina, di Roberto Romiti, di un nostro caro amico. Che cos'è? Che cosa sono questi Canali in Sintonia? È presto detto, sono i canali più seguiti nel mondo del web, che volete Karma News, eh, Spazio Tesla, eh, Border Night, eh, Focus 3.0. Sono canali che si mettono insieme e che cosa fanno? Bene, irradiano lo stesso programma. Nel senso che oggi noi cominciamo, siamo i primi a iniziare con eh, un'intervista a un personaggio della cultura, a un personaggio eh, illustre del nostro mondo, del web, che è il nostro amico professore Corrado Malanga. Una vita da Corrado Malanga. Ciao Corrado! Salve, grazie dell'ospitalità! Buonasera Corrado, benvenuto! Evviva. Allora, vogliamo per entrare subito nella vita del nostro amico Corrado. Senti, una domanda, che ovviamente è, io sono un uomo curioso. Puoi raccontarci un po' della tua infanzia e dei tuoi primi sì. interessi che ti hanno portato a diventare quello che sei oggi? Sì, volentieri. Io, devo dire la verità, non so cosa sono oggi. Cioè, io so cosa sono ma non so se la gente che ascolta quello che dico sa cosa sono. Cioè abbiamo due punti di vista sicuramente un po' differenti. Io ero uno che da bambino piccolo, molto velocemente ve lo racconto, mi sembrava di non capire nulla a scuola. Tutti capivano, tutti studiavano e prendevano alti voti. Io studiavo all'elementare, studiavo tre ore, tre ore e mezzo al giorno e non capivo niente. Cioè, mi sembrava di essere fuori dal mondo. Eh, so, sono arrivato con questo uh, contesto all'università eh, pensando di essere un povero cretino e probabilmente lo sono. Eh, mi sono fatto un mazzo della Madonna, ho studiato un sacco di cose e dopo tantissimi anni ho capito che non avevo capito. Cioè, ho capito che non avevo capito perché i miei insegnanti non mi avevano insegnato una mazza. Perché la realtà è un'altra. E quando ho cominciato a comprendere che quello che gli insegnanti mi insegnavano erano i loro vecchi appunti di quando loro erano studenti, che avevano preso sul loro quadernino, io ho capito che, ma allora io non sono un cretino. Io è vero che ho dato l'esame di chimica generale nove volte, ma ho anche capito dopo che mio, i miei insegnanti di chimica generale non capivano una mazza di chimica generale, e questo l'ho capito. 10-15 anni dopo, ecco, eh, alla fine, ora, per esempio, mi sto interessando di, eh, di tante cose eh, sto riscoprendo la fisica quantistica, come la matematica, come nessuno me l'aveva insegnata. Ma porca miseria, ma allora, ma perché è successo questo? Ora, possibile che io a 73 anni di vita devo comprendere ora le cose che mi avrebbero dovuto insegnare all'università? Ecco, forse la gente questo non l'ha capito di me. Io ho capito di essere arrivato in ritardo, di tantissimi anni in ritardo su quella che poteva essere la consapevolezza e la conoscenza. Però un pochino ora ci sono arrivato e ora, e ora si gioca. Guarda, però, se... guarda, scusa eh. se ti interrompo. Scusa se interrompo. Guarda, che non è una cosa unica per te, perché io mi ritrovo nelle tue stesse condizioni, nel vero senso della parola. Luca, scusami. No, dicevo adesso che invece hai il ruolo di docente, quindi insegni, hai rimappato questo modo di, eh, di trasmettere le informazioni e la conoscenza ai tuoi alunni e ai tuoi allievi. Ma, ma guardate, quando io ho cominciato a insegnare, io ho, ho cominciato a insegnare. Quasi subito, subito dopo che mi ero laureato e non, non ero ancora nel, nella struttura dell'università, non avevo ancora fatto il concorso di ricercatore, ma eh, ero diventato cultore della materia. Allora, si diventa cultore della materia solo se si è più importanti anche di un professore cattedratico, perché la culturicità della materia è una cosa che prevalica a tutti gli studi che tu hai fatto. Quindi la Università di Pisa aveva detto che io ero cultore della materia, quindi già me l'ho fatto un mazzo della madonna, studiando con una tesi di laurea di Pre-anni praticamente sperimentale di chimica organica. Pensate che oggi la gente si laurea con due settimane e mezzo di lavoro. Ecco, questo per dire la differenza. E, e comincio a insegnare. Comincio a insegnare, comincio a partecipare alle commissioni di esame, non ero ancora neanche ricercatore e già avevo l'imprinting, l'imprimatur dell'università di Pisa di poterlo fare, perché io ero cultore della materia. Eh. Questo la gente un po' se lo dimentica, e, ma non lo dico per egoicità, eh, perché, per carità, io mi sembrava di essere una persona normale, infatti, sono. Infatti lo sono. Guardate, non ci, i, i miei studenti mi hanno sempre detto, ah, lei professore come insegna lei è il massimo. E io lo dicevo, no, guardate che mi state sbagliando. Io non sono il più bravo di tutti. Sono gli altri che non capiscono una sega. È diverso. Cioè, quando uno studia, de deve dare la sua vita allo studio, agli studenti, all'università, alla ricerca. Io lo facevo, i miei colleghi. No, lo posso confermare e lo confermerò fino al momento della mia morte. Questa gente andava lì a riscuotere lo stipendio, ma no, non ha la più pallida idea di cosa voglia dire insegnare. Questa è una cosa che gli studenti mi hanno sempre riconosciuto. Voi sapete, o se non lo sapete ve lo dico io, è che alla fine dell'anno gli studenti da danno il voto ai docenti e questi voti sono segreti perché gli altri docenti non sanno che voto hai preso te. Allora, siccome l'università è un, un, uno stuolo di pettegoli, poi io lo sapevo quali erano i voti che avevano preso gli altri docenti e io ero superiore a tre spanne yeah. a quello che avevano preso come voti degli studenti dati ai professori, gli altri. Non se vedevano nemmeno questi. Allora, questo era quello che succedeva. Quello che però l'università come, 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 come istituzione non mi voleva riconoscere, e che non mi ha mai riconosciuto, era il perché io parlavo di oggetti volanti non identificati, io parlavo di coscienza, io parlavo di un mondo che andava oltre. E l'università di Pisa non si voleva sputtanare su queste problematiche che erano di frontiera. Non si è sputtanata allora, non si sputtana neanche oggi. Pensate, e ve lo voglio raccontare, quando io ho pubblicato un lavoro scientifico su Radar ad apertura sintetica, ero già in, in pensione, l'università mi manda una lettera dell'avvocatura dell'università, Uh, intimandomi di togliere l'indirizzo mail dell'università dall'articolo scientifico che avevo pubblicato, che è uno dei lavori che è, è sicuramente uno dei 70 lavori più importanti dell'anno in cui l'ho pubblicato nel mondo, perché aveva paura che il mio nome si mescolasse a qualcosa di chissà quale, per cui l'università avrebbe perso uh, di credibilità. L'università di Pisa che ha più di 670 anni di vita, io ci, sono, ci ho passato 40 anni di vita, ho insegnato a migliaia di studenti e ho incontrato una marea di coglioni in quella università che non vi potete nemmeno immaginare. E che sono quei coglioni che credono ancora e che gli acidi e le basi siano delle cose che aumentano la concentrazione degli ioni H più e OH in acqua non è così sono passati 40 anni da questa definizione 40 anni 80 anni 100 anni da queste prime definizioni ora c'è una realtà completamente diversa che si basa sugli orbitali molecolari sulla sull'entropia e questi sono rimasti ai vecchi libri e io come potete pensare che mi potrei Potrei essere trovato in un ambiente del genere quando il mio collega, per comunicarmi qualche cosa, il mio collega che stava a 5 metri di distanza dal mio studio, invece di aprire la porta e di venire da me e di dirmi, manga ti devo dire questa cosa, mi mandava una mail. Questa è l'Università di Pisa, sarà sicuramente un'altra sì. università. Credo Ma... che tutte le università siano uguali, guardano. Sì, credo. ecco, questo tipo di università mi fa schifo. Io sono contentissimo di essere andato in pensione prima che il rettore dell'università di Pisa obbligasse la gente a mettersi uno straccio in faccia per combattere una pandemia che non è mai esistita. Infatti, infatti qui siamo tutti d'accordo su questo piano. Senti, invece, la mia domanda è: qual è stato il punto di svolta della tua vita che ti ha portato a trattare gli alieni e i rapimenti alieni? Eh, guardate, ci sono stati diversi punti di svolta. Il, il primo punto di svolta a 15 anni. Mio Babbo aveva deciso di fare una collezione. Sapete di quelle cose che vengono settimanalmente, che vengono pubblicate? La Bibbia. E io tu, tu, tutti i fascicoli meravigliosi, carta bella, colorata. Siccome non sapevo cosa fare, pensate, io a 15 anni non sapevo cosa fare, cioè come passare il tempo, mi sono messo la Bibbia e io ho visto che questo era un bellissimo libro di fantascienza e mi sono chiesto ma come è possibile che la gente creda a queste puttanate mi fai studiare di più no? Biglino non era ancora nato a quel tempo mi sono reso conto che dovevo studiare molte cose che non avevo capito e che a scuola non mi insegnavano eh, cioè, la possibilità che gli alieni avessero in qualche modo eh, passato parte della loro vita su questo pianeta per i loro fatti. Eh, mi sono chiesto: ma se questo è vero, eh, perché non lo chiediamo direttamente agli alieni, per esempio, se esiste Dio, cosa sono i buchi neri? Ma perché lo dobbiamo studiare noi? Gli alieni saranno più bravi di noi, lo sapranno. E allora mi sono messo a cercare gli alieni. Eh, non mi sono chiesto, No, mi sono iscritto al Centro Ufologico Nazionale. Okay. Ci ho passato 35-40 anni. <ride> ho capito dopo 40 anni, perché io sono molto lento, che loro non mi avrebbero dato le risposte. Perché all'interno del Centro Ufologico Nazionale c'erano delle forti pressioni politiche e dei servizi segreti a ciò che non si capisse qual era il vero problema. E quindi me ne sono uscito, poi me ne sono andato e ho. Le iprosi regressive eh, era guardare dentro la testa delle persone e cercare di capire se questi veramente, come dicevano, avevano visto gli alieni, avevano avuto delle interferenze con questi vizi, sì, oppure era un'invenzione. Quindi parto da tutto il lavoro che era stato fatto negli Stati Uniti soprattutto, ma non solo, anche in Francia e in Inghilterra. E costruisco un gruppo di ipnologi che potessero utilizzare la loro tecnologia, l'ipnosi, che è una cosa scientifica, eh, per comprendere cosa la gente aveva nella testa e parto con questa ricerca. Il uh, libro che io scrivo sono Gli UFO nella mente. Gli UFO nella mente parla della storia di un ragazzo che ha avuto queste problematiche. Abbiamo messo due anni e mezzo, tre anni per fare l'indagine su questo primo caso. Pubblico questo libro perché qualcuno ha voluto che io pubblicassi questo libro, perché io non avrei voluto scrivere un libro della mia vita. Ma a quel tempo faceva comodo il Centro Ufologico Nazionale che il nome del Centro Ufologico Nazionale venisse fuori, soprattutto nella figura di quello che era il loro segretario, che si chiamava si chiama tuttora Roberto Pinotti che ci voleva mettere un timbrino sopra la firma sopra sapete come si fanno i lavori fisici nell'università che ti sei fatto il culo e arriva il tuo padrone che ti ci mette il timbrino sopra per far vedere che è lui che insomma ha fatto tutta la ricerca in realtà le cose non stavano così ma siccome il direttivo del centro zoologico nazionale aveva deciso che io porto che era un rapporto segreto che io avevo scritto solo per queste cinque persone che erano il, 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 il gruppo del direttivo del Centro Ufologico Nazionale, loro mi dicono che bisogna farci un libro e io ci faccio un libro, ovviamente con la prefazione di chi sopra. In quell'istante i servizi segreti in Italia si incazzano moltissimo perché queste erano cose su cui non si doveva parlare in Italia. E quindi, eh, attraverso diverse vicende che io non vi voglio raccontare perché non ce ne può fregare di meno, sono costretto a uscire dal cioè, Centro logico Nazionale, a scappare e a continuare il lavoro da solo. Perché ormai la macchina era stata messa in moto. Mi avevano detto occupatevi te e io mi sono occupato. E a quel punto non mi sono più fermato. Per cui ho dovuto scrivere un altro testo che è il Alienio Demoni che ancora oggi è alla terza, quarta... Edizione, dove si parla della problematica delle adduzioni aliene, cioè arrivano gli alieni. E allora, ancora quando scrivevo questo libro, non avevo capito cosa stavo facendo. Io stavo cercando di comprendere il fenomeno ufologico da un punto di vista scientifico, perché io mi davo le anni di grande scienziato, no? Quanti anni avevo? Ma beh io sto a 73 anni ora, eh, ricordatevi questo. Ecco, a questo punto io non avevo capito che cosa stavo facendo. Io credevo di voler salvare l'umanità perché mi ero reso conto, da bravo acquario ascendente acquario, eh, mi ero reso conto che il mondo andava salvato dagli alieni che venivano e ci rompevano le palle, prendevano quella cosa che noi avevamo, che era la nostra energia, chiamatela come vi pare. E loro la usavano per la loro immortalità, perché non volevano morire, mentre noi si moriva tutti i giorni su questo pianeta. E io a questo punto mi sono dovuto chiedere, entrate un po' nei miei panni, ma perché noi che abbiamo dentro di noi la forza per non morire, per essere immortali, ma perché noi si muore? In quell'istante, altro punto di svolta, comprendo che il problema non erano gli alieni, ma era la nostra coscienza. Noi eravamo venuti qui per fare l'esperienza della vita e della morte. Si doveva morire per capire attraverso l'esperienza che la morte non esiste. E allora, ma come? Gli alieni che io avevo sempre pensato che erano... I migliori, più ganzi, più belli, c'erano la melanina, il raggio della morte, i dischi volanti, tutte quelle spronzate lì. Possibile che loro non avessero capito. E la risposta fu, è vero, loro non hanno capito. Noi siamo, a livello di coscienza, pur non sapendolo, eh, meglio. La nostra coscienza è migliore. Noi abbiamo più consapevolezza dell'alieno, perché l'alieno è solamente una persona, un essere, che ha paura di fare l'esperienza della vita e della morte, mentre noi siamo scesi su questo piano esistenziale proprio per fare l'esperienza della dualità, cioè del sapere che cosa vuol dire acceso, spento, vivo, morto, pieno, vuoto. Sì, no, perché che... si torna Corrado. Volevo dire una cosa, però io voglio dire gli alieni non sono tutti uguali ci sono gli alieni che sono più o meno evoluti ci sono degli spiriti allora, più certo, o meno evoluti certo. quante volte mi è stata posta questa domanda certo che ci sono gli alieni più o meno evoluti cosa vuol dire alieno? alieno vuol dire che non è di qui che viene da fuori eh? certo e i più evoluti gli evolutissimi chiamiamo così hanno capito una cosa che io credo di aver capito, eh? perché mettiamoci sempre questa ipotesi di lavoro. Eh, e, e la questione è questa, in questo universo il percorso di acquisizione di consapevolezza è un percorso personale, nessuno ti può aiutare a diventare più consapevole, tu devi mettere da solo le mani nella marmellata. E questo cosa vuol dire? che la persona più consapevole di tutte, l'alieno più consapevole di tutti, sarà quello che da te non ci viene, ti lascia stare, lascia che tu lavori da solo. Perché? Perché se l'alieno viene e ti dice, ma io ti voglio aiutare, io sono il tuo maestro, io sono quello che, eccetera, eccetera, eccetera si scopre in realtà che questa cosa la fa semplicemente perché gli conviene a lui no. e quindi ti aiuta a fare una cosa perché a lui gli serve e se ti aiuta tu non impari la devi fare da solo quella cosa lì e allora tutti quei pseudo contattisti del cavolo che oggi parlano e sparlano a proposito su youtube di eh, sì, ehm, alieni buoni che ci verranno a salvare, di Gesù Cristi che scenderanno sulla terra prima o poi. Ma queste, dal mio modesto punto di vista, sono tutte orrende cazzate, perché la coscienza okay. è qualcosa allora. che si acquisisce da soli. L'alieno che ti aiuta fa il peggior servizio per te che ti potrebbe fare. Parlando di alieni e parlandone in questa misura, Corrado, ti è mai, non ti sei mai sentito tu un po' alieno nei confronti di eh, chi ti guardava con occhio dubbioso? Mi vengono in mente illustri personaggi, ad esempio, eh, della famiglia Angela, senza fare nomi, ma soltanto cognomi, sì, sì. e il loro comitato Cicap. Cioè, ti sei mai sentito ovviamente sospinto ad essere alieno in mezzo ad altri, ma magari andiamo un po' oltre. Di essere tu stesso, parlavi di dualismo, di sentirti un po' alieno nei confronti di te stesso. Guardate, io mi sono chiesto sempre questo: siccome io ho il massimo rispetto sempre per tutti quanti, anche se qualcuno pensa che non sia così, eh, perché io sovente uso dei toni molto duri contro la gente, perché io non uso un linguaggio politically correct. Basta politically correct. Ora dobbiamo dire le cose come stanno, è inutile girarci attorno, ma in realtà ho il massimo rispetto delle persone che non la pensano come mi insospettisce il fatto che questi quando dicono malanga ha torto non dicono malanga ha torto per questo, questo e quest'altro motivo, malanga ha torto perché è un coglione. Questa cosa mi insospettisce perché dico, ma come mai questo uh, aspetto psicoanalitico che non si capisce bene. Mm, e allora io mi, mi, mi sono interessato di queste cose e mi sono sempre chiesto, nella mia vita me lo sono chiesto tantissime volte, ma non sarà che io sbaglio tutto, ma non sarà che ha ragione Piero Angela o quelli della sua famiglia, ma non sarà che ha ragione. Mm, chi mi dice che la musica 432 è una cazzata, che non è vero niente, che non serve a niente, che non c'è niente di scientifico dietro? Io me le chiedo queste cose, me le sono chieste tutti i giorni. A un certo punto, ecco l'altro attimo di svolta, è successa una cosa. E da quel momento in poi io non me lo sono più chiesto. Perché avevo capito. Che secondo me avevo ragione io. Tra virgolette, la ragione sapete è una cosa molto aleatoria. Sì, eh sì, certamente. E quello che mi succede è che un giorno, tantissimi anni fa, vent'anni fa, ricevo una mail di una signora. Buongiorno, professore, io sono Tizia. Mia figlia di cinque anni e mezzo, che è una bambina molto intelligente, eh, ha dei problemi di un certo tipo, e un signore che mi conosce e che conosce i problemi della mia figlia mi ha detto scrivi a Malanga perché lui mi sa che ha una risposta e così le scrivo la mia figlia 5 anni e mezzo che già sa scrivere perché è evidentemente più brava delle altre ha scritto un diario le mando le fotocopie di questo diario Vedo le fotocopie di questo diario e su questo diario la bambina aveva scritto ehm, C'è un'altra famiglia che è la mia vera famiglia, una famiglia che viene dallo spazio. Sono lui e lei che vengono sono vestiti di una tuta azzurra eh, con i capelli ramati, con le pupille verticali. Lei è la mia vera mamma. Io vengo da un altro pianeta e loro vengono per prendermi l'anima, per prendermi l'energia vitale e mi dicono che io non devo darla a quell'altro quello che sembra un serpente, quello cattivo, no, quello lì no, l'energia la, la dovete dare solamente a noi, alla nostra famiglia. La mia famiglia terrena è un'altra. E in quell'istante comprendo che quello che questa bambina scriveva a cinque anni e mezzo era quello che io avevo scritto nel libro Alieni o Demoni. A quel punto ho smesso di farmi domande. Ma è, mi viene da dire che è un'informazione... Eh, che, generale che viene da quello che noi chiamiamo amorevolmente campo quantico e che è solo una questione di eh, chiave d'accesso quindi è più facile quasi che ci arrivi una bambina di 5 anni nella sua purezza intellettuale decondizionata piuttosto che tanti soloni che studiano per anni senza nulla togliere allo studio che è fondamentale parliamo dell'italia i bambini italiani quando vanno a scuola perdono la loro consapevolezza e la loro coscienza. Quando vanno a scuola è finita, perché a scuola gli insegnano la dualità e la dualità non esiste. Gli insegnano i buoni e i cattivi. Non ci sono gli alieni cattivi e gli alieni buoni, ci sono gli alieni che fanno i loro interessi. Capito? Io prima credevo, l'ho sempre detto tante volte, che anche da un punto di vista politico, capite come cambia il paradigma, credevo che Berlusconi fosse cattivo. Solo dopo ho capito che invece era scemo. E che differenza c'è? Che se è cattivo gli devi dare una martellata sul capo e lo devi stroncare, ma se è scemo ne devi avere pietà. Passiamo invece ad un'altra cosa. Qual è stata la motivazione principale per te per iniziare a studiare la piramide di Khufu? Allora, eh, è stato un caso. Io mi sono interessato della piramide perché ero stato invitato a una conferenza che poi non si è più fatta perché si sono ammalati tutti e io ero l'unico che non si era ammalato e la conferenza si è fatta a Milano e la conferenza verteva le antiche tecnologie che su questo pianeta... Eh, c'erano e si vedevano da eh, reperti eh, che mostravano sostanzialmente che migliaia di anni fa eh, eravamo più bravi a fare delle cose che ora non siamo più capaci di fare. E, eh, mi avevano invitato a una conferenza che parlava del Vimanika Shastra, che è un trattato sui Vimana, cioè le antiche macchine volanti dell'antica India. Si tratta di qualcosa che va dai 7.000 ai 9.000 anni fa, come minimo. Io avevo tradotto, eh, con l'aiuto di Stefano Salvatici, eh, il Vimani Shastra, che vuol dire trattato sui Limana, eh, in italiano, dall'inglese all'italiano, perché dal sanscrito all'inglese c'era già la trascrizione. E mi, mi avevano invitato a questa cosa. E io ho detto: Non voglio più parlare di rimana, fatemi parlare di un'altra cosa. E mentre stavo facendo delle ricerche, mi capita sotto l'occhio l'immagine della piramide di Cheope, della stanza del, quella che viene erroneamente chiamata stanza del Faraone, dove c'è una specie di vasca di granito che qualcuno. Qualche stolto pensa essere il posto dove veniva messo il, il corpo del faraone morto e, e mi rendo conto che in questa stanza ci sono dei shaft, cioè dei buchi alle pareti, che eh, sono alla stessa altezza della vasca. E io dico, guardate, che se entra l'acqua da uno di questi shaft, si riempie perché la stanza quando è chiusa è stagna. Si riempie l'acqua la, la, fino a una certa altezza, l'altezza della vasca, ma l'acqua non entrerà nella vasca perché per capillarità uscirà dal secondo shaft. Mi sono messo a verificare se questa cosa poteva essere possibile, quindi analizzando migliaia di fotografie. Mi sono reso conto che c'erano le tracce di corrosione dell'acqua nella piramide, cosa che nessuno aveva mai visto. In realtà non è vero, è un paio di ricercatori avevano già visto questa cosa. C Erano ricercatori americani, ma avevano dato un'accezione completamente diversa da quella che gli ho dato io. Insomma, costruisco in poche settimane l'ipotesi di come questa piramide dovesse funzionare con l'acqua e dico. Certo, questa è una cosa incredibile, perché mh, quello che avevo trovato era che se si metteva un corpo di una persona nel, nella vasca mm -hmm. e entrava l'acqua fino a un certo punto, quella cosa che si chiama Z che sta in alto sul tetto della stanza è un filo a basso, basso, serve per far passare solo le frequenze. La vasca ha la grandezza... Precisa che, guarda caso, corrisponde al famoso 432, al multipli della sezione aurea e così via. Dico, ma guarda, se vibra questa roba, l'acqua a 1400 metri al secondo passa questa vibrazione alla parte di sotto, cioè alla stanza. Della regina. E anche questa si era nel frattempo riempita di acqua. E che cosa scopro? Che quella specie di buco che sta nella parete della, della stanza della regina era una specie di cassa armonica tipo quella di un'arpa, con delle frequenze precise dettate dalla grandezza di questo buco. Questa frequenza veniva riposta, nel, ri, ridonata nell'aria della stanza della regina e mi rendo conto che nel pavimento della stanza della regina c'è una, un, una impronta di qualcosa che sembra una cosa tonda cioè una specie di canna di organo gigantesca con delle misure precise che guarda caso vibrava ad una frequenza precisa facendo un po di conti per non farla lunga scopro che se il faraone fosse stato messo all'interno di questa canna d'organo, chiamiamola così, avrebbe acquisito la frequenza di quella cosa che stava nel piano superiore. E quella cosa che stava nel piano superiore era una frequenza animica, cioè 3,89 Hz. Questo numero non me lo sono inventato. Dieci anni prima l'avevo calcolato in un ambiente completamente diverso. Quando studiavo i fenomeni alieni... Infatti scoprivo che gli alieni prendevano questa parte animica utilizzando dei cilindri di opportuna dimensione e così scoprivo che quello che avevo studiato dieci anni prima, che avevo abbandonato perché per me il problema dell'alieno era risolto su questo pianeta, cioè l'alieno veniva, ti prendeva la parte animica, te la staccava, la utilizzava per rivivere perché era la fonte di energia, poi te la rimetteva nel tuo contenitore. e che facevano gli antichi egizi con un apparato un po' più complicato, ma che era poi la piramide. La piramide era la rappresentazione di una macchina che funzionava con l'aria, con l'acqua, col suono, con la vibrazione e c'erano i numeri. Vogliamo fare delle misure più approfondite? Sì, facciamole. Allora con eh, Filippo Biondi, che è un esperto internazionale di Radar ad apertura sintetica abbiamo usato un radar a 680 km di altezza per guardare come se fosse un cristallo all'interno della piramide e ci siamo resi conto che quello che nessuno aveva mai visto non poteva essere stato costruito dagli antichi. La piramide era una macchina che funzionava con la vibrazione. E la Curava il Faraone e nel curarlo lo ringiovaniva, gli ridava vita. E questo è scritto addirittura negli antichi testi, cioè eh, nel, 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 nel papiro di Torino, ad esempio, dove si vede chiaramente che il primo Faraone Dio vive 8.000 anni. E noi ci siamo sempre chiesti: queste saranno invenzioni, gli antichi si sono inventati tutto, invece in realtà gli antichi avevano ragione, ci sono circa 20 anni di storia egiziana persa, perduta, che non può essere confermata dagli egittologi moderni, perché questo vorrebbe dire che gli antichi sapevano cos'era un'anima, cos'era una... uno spirito, e loro, con questa chiave di lettura, nei loro scritti, la ritroviamo tutta la vera storia della, della razza umana e del a che serve la razza umana e del perché siamo qui e ancora una volta guardando nel futuro, guardando gli alieni, guardando nel passato, studiando gli antichi ci troviamo di fronte al fatto che bisogna capire noi siamo qui per ricordarci che siamo un'anima, una mente, uno spirito che devono essere riconciliati, riconciliati. Agganciati tutti insieme per tornare a essere una coscienza integrata. Beh, eh, ecco appunto, quindi non è certo un sepolcro nel senso più eh, moderno del termine, quindi non è il sacello all'interno del quale veniva seppellito un cadavere, ma era una stanza di mantenimento e rienergetizzazione di rigenerazione direi anche, energetica, no? Certo. Sì, sì, anche esattamente. Certo, anche perché gli antichi Egizi non erano gli esseri umani a 100 metri d'altezza, li seppellivano sottoterra e loro stavano molto attenti a queste cose. Cioè, il motivo del perché, la, la, per esempio, le stanze non sono pitturate, non ci sono né bassorilievi né altre cose. Perché le stanze devono essere delle pareti lisce, perché se no la vibrazione è fondamentale fa funzionare il tutto non, non c'è, non funziona, si disgrega non ritorna, non vibra abbiamo ricostruito al computer pensate, aiuto di biondi abbiamo ricostruito al computer la vibrazione che ora che scende dallo Z e va esattamente a colpire il cranio del povero disgraziato che stava all'interno della scatola di granito se aveva la testa a sud e i piedi a nord. Cioè la vasca non è messa lì a capo, è messa nel punto in cui c'è la pressione sonora ricostruita al computer più forte. Questo non può essere un caso e vi voglio ricordare in questa sede che gli antichi egizi non credevano che pi greco fosse 3 e 16, come dice qualche povero disgraziato matematico. Che studia la storia della matematica perché la piramide di Cheope è costruita su 3, 14, 15, 9, 0 eccetera, eccetera, cioè su un pi greco esatto e questo viene dimostrato proprio dal primo libro che ho scritto, in cui metto in relazione tutte le misure delle piramidi con multipli della sezione aurea e di pi greco esatti fino alla sesta, settima, ottava, decima cifra dopo la virgola. Perché mi sono divertito col computer, col computer, col calcolatore, non ho voluto fare andare fino alla cinquantesima cifra perché non aveva senso, veramente non ha senso matematico. Volevo chiederti, visto che sai bene che nel nostro mondo ci sono i cosiddetti talebani della scienza, quelli che io definisco i talebani della scienza, e i cicappini, diciamo. Come ti, sei, come ti comporti nei confronti delle, come ti posso dire, delle critiche e dello scetticismo di questi individui? Allora, è stata una cosa abbastanza indolore, perché nei miei 30, 40, 50 anni di lavoro tutti sanno che mi sono interessato di problematiche veramente borderline, cioè come il, il problema della ufologia. Nell'università non se ne doveva parlare perché era un problema che era, eh, insomma, disdicevole, eh? perché gli scienziati con l'acqua esistevano anche allora, Um, mi sono occupato di scienza, di coscienza, come se ne poteva occupare Penrose negli sta, ne, ne, in, in Inghilterra, ma in Italia la, la gente non ha cultura per queste cose. Anche gli scienziati, sempre con l'H finale, non, non hanno capito niente, non hanno studiato queste cose. Lo scienziato italiano sa che 2 più 2 fa 4, ma non ha la più pallida idea del perché. 2 più 2 faccia 4. Sa che esiste il principio di indeterminazione di Heisenberg, ma non ha la più pallida idea di a livello coscienziale che cosa vuol dire per l'essere umano non riuscire a fare una misura contemporanea sullo spazio-tempo e sull'asse dell'energia. Non lo sa. No, cioè, studia l'entanglement tra due fotoni, lo capisce, lo misura, ma non sa perché esso esiste. Si riempie la bocca della parola fotone, ma se te chiedi a un fisico, mi disegni un fotone, lo mandi nel panico. Questa è la scienza con l'acca delle nostre università, quindi figuriamoci. Uh -huh. um, da questo punto di vista, non ho avuto mai problemi con il CICAP perché il CICAP non mi ha mai attaccato. È l'unica volta, sette, 8 mesi fa, che ci ha provato. Polidori, Polidori, Polidori. Polidori, eh sì, stavo per dire il figlio illegittimo di Piero Angela, <ride> ma, ma, ma Polidori ehm, l'ho asfaltato. E perché faccio così? Non perché sono cattivo, perché, ma perché gli faccio capire subito che è meglio che non ci riprovi una seconda volta, perché la seconda volta sarà peggio. E quindi l'ho rimesso al suo posto, ha fatto finta di niente, non ne parla più. E io sono contento così. Devo, devo um, um, aggiungere che non si può perdere tempo nella nostra vita, energia, no? con le persone che non capiscono. Ne, io, poverino, nel caso di Polidori, eh, molta gente mi ha chiesto, ma pensi che Polidori sia un, un pagato dallo Stato dal, dal, per, per dire queste cose, perché non si vuole... C'è qualcuno che non vuole che la, che la gente capisca oppure è veramente scemo. <ride> Devo dire la verità, io credo tutte e due le cose. <ride> è il famoso dualismo, no? Esattamente. Il dualismo di cui parlavi prima. Certo. Certo. <ride> Senti, posso fare hai una domanda tu Luca? Posso passare... No, in... eh, beh, anzi, no, scusami un secondo sul tema del dualismo. L'integrazione tra il A e il B, ho capito bene, o potrebbe essere la coscienza? Eh, la coscienza è matematicamente indescrivibile dal mio punto di vista, perché essa è, era e sarà. Sempre identica. Quindi, per una cosa che non cambia, non esiste un algoritmo che ne possa descrivere il cambiamento. Quello che noi confondiamo anche a livello di termodinamica è la differenza che c'è tra coscienza e consapevolezza. La coscienza è l'entropia, S, si chiama così entropia. E il valore assoluto dell'entropia noi non lo possiamo calcolare, perché non eravamo all'inizio dell'universo a vedere che valore aveva, non lo sappiamo. Noi possiamo calcolare la differenza di entropia tra un momento e l'altro, in cui siamo stati lì e l'abbiamo misurato. Il delta S, la differenza di entropia, è l'acquisizione di consapevolezza che è una misura di quello che noi crediamo sia la nostra coscienza. Quando il delta S, alla fine dell'universo, sarà totale, noi avremo acquisito la consapevolezza di tutto, il delta S, che è la consapevolezza, sarà uguale alla coscienza in quell'istante noi avremmo compreso tutto e il tempo finisce. Questo c'è sostanzialmente scritto nelle formule di termodinamica quantistica, um, si che sono molto semplici poi a guardare. Se avessi una lavagna ve lo farei vedere in cinque minuti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che se noi, Abbiamo capito che possiamo comprendere, anche in modo indiretto, che cos'è la coscienza sotto forma di misure di entropia. Abbiamo capito anche come funziona l'universo. Perché? Perché l'entropia S è uguale al meno logaritmo dei microstati. Meno, guardate com'è importante questo segno. Non è più, è meno il logaritmo dei microstati. Dove i microstati sono come tu puoi essere, come tu ti manifesti. Se i micro... noi siamo 8 miliardi di persone, ci sono 8 miliardi di microstati. Benissimo, mano a mano che i microstati finiscono terminano, diventano più piccoli, si giunge tutto a un unico microstato, l'entropia finale sarà il meno logaritmo di 1, che è 0, cioè l'entropia va da meno infinito, il momento più incasinato di tutti, dove c'è il disordine totale, fino al massimo ordine che è 0. Questo vuol dire una cosa sola che è l'ordine che aumenta, non il disordine, perché c'è un segno meno. E quando si parla di meno disordine, questo vuol dire ordine, questa è la cosa, la gente, la maggior parte degli scienziati, anche quelli che studiano termodinamica, non, non ha mica capito, ma sui lavori veri, seri di fisica e di termodinamica, c'è scritto così. Perché è stato dato il termine, l'accezione negativa? Il disordine aumenta perché a metà del 1800, quando si comprende il secondo principio della termodinamica, i preti vedono che l'universo si raffredda. Come è possibile che la creazione di Dio muoia? E allora gli hanno dato un'accezione negativa e l'hanno chiamata disordine. Mentre l'universo che si raffredda si sta ordinando, il caos iniziale diventa ordine. L'ordine aumenta sempre, non il disordine. Non è il caos, quello è l'ordine. Perché prima non hai piani di simmetria, le palline gialle sono tutte da una parte, le palline verdi sono tutte da una parte. Quando mescoli, le palline si sono mescolate in un unico colore e ci sono infiniti piani di simmetria. E la simmetria è la entropia. Possibile che i fisici che scrivono questi libri delle scuole medie non abbiano capito sta stronzata, perché lì ci sarebbe veramente da fare una rivoluzione culturale al ministero della de, 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 de scuola, se esistesse un ministero della scuola e non fosse governato da, da, da oscuri personaggi legati alla massoneria. È fondamentale, guardate: l'entropia è legata alla simmetria. Tutte le cose che vanno verso la simmetria sono per l'universo vanno bene. Quindi una... un dominio di coerenza è, lo stessa, è la stessa cosa. Assolutamente sì. Volevo però arrivare all'ultimo periodo di tempo della tua vita, no? Perché eh. mi hanno detto, sei stato tu a dirmelo, a suggerirmelo d'altra parte, che in questo momento è iniziata una ricerca sulle foto. Di Marte pubblicata sì, dalla NASA. Sì, sì. Infatti, stai preparando un evento che si chiama sì. L'anello All -all 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 alla NASA, no? Mi pare. L'anello al NASA, sì, sì. alla NASA, no? Sì. Eh, puoi condividere con noi qualcosa? Certamente, volentieri. Le... volentieri. Allora, il 24. Febbraio sono a Bologna. Una conferenza che sarà un po' lunga. Spero che non sia pallosa perché ho ora come ora 240 slide da far vedere in cui oh. mostrerò come. Io non so se la NASA sia andata su Marte oppure no. Io so semplicemente che le foto, soprattutto del primo periodo in cui queste foto sono state eh, divulgate mm, sono false, sono ritoccate, sono finte, eh, sono, sono state fatte sul pianeta Terra. E allora mi viene in mente, mi viene, mi viene da chiedere, ma innanzitutto lo devo dimostrare e lo dimostrerò il 24 febbraio per chi vorrà venire alla conferenza, che poi comunque cercheremo di divulgare anche per chi non ha potuto partecipare in altro modo ma perché perché ci deve chiedere perché perché le foto sulla luna sono false perché le foto sulla luna della luna sono totalmente false io mi sono chiesto ma allora quelle su Marte saranno false o no io non ho detto non dico noi non siamo mai andati sulla luna io dico gli americani hanno avuto la necessità di falsificare delle foto. Ragioniamo su questo e troveremo in quella sede delle spiegazioni. Non è possibile che su Marte ci siano esseri viventi, uccelli che volano, serpenti che strisciano, ehm, foto ritoccate dove c'è la neve ma la neve è stata tolta. Ehm, pezzi Un famoso di... volto su Marte. Cos'è? Dunque, io non ho preso in considerazione apposta le foto dall'alto, ho preso in considerazione solo le foto fatte sul pianeta. E, e lì che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che ogni tanto ci sono delle cose che non tornano. Come mai durante una tempesta di vento il, 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 il robottino che si alza con l'elica e che scende non viene colpito dall'onda del vento e, e viene sbalzato via perché peserà 90, 40 grammi, 50 grammi, ora non mi ricordo. No, non è possibile questa cosa qui, non funziona così. Perché ci sono fotografie di oggetti precisi, che sono oggetti terrestri, che io ricostruisco col computer in tre dimensioni, in 3D? E vi faccio vedere, guardate che quella roba lì è quella roba lì. E vi faccio anche vedere. Dove queste fotografie sono state fatte, in quale posto della Terra probabilmente sono state fatte, probabilmente con una probabilità alta sono state fatte e ricostruisco esattamente tutto col computer. Quindi sono andato oltre quello che potrebbe essere un'ipotesi di lavoro, eh? ma questa fotografia, il colore del cielo. Sì, parliamo del colore del cielo e andiamo a vedere tutte le ricerche che sono state fatte per comprendere che le fotografie non hanno quel colore lì, non lo possono avere perché la NASA non ha la possibilità di fare il bianco, quello che si chiama il bianco sulla fotografia. Quindi quei colori se li sono inventati e gli esperti... Di fotografia della NASA denunciano questo fatto, quindi non è che lo dico io perché mi sono svegliato una notte. E lì avremo delle spiegazioni. La NASA ci dirà perché, nonostante sia stata su Marte, ha avuto la necessità di fare uno show televisivo e vedremo che questo show televisivo ha diversi eh, studi cinematografici. Sul, su, non ce n'è uno solo e comprenderemo che questi studi cinematografici sono solo una prova in bianco per poi fare la prova in grande quando ci diranno che noi siamo andati su Marte con gli ovini ma non sarà vero. Come è accaduto per la Luna quindi mi stai dicendo? Come è accaduto assolutamente per la Luna dalla dall'Apollo 11 al 17 mai stati sulla Luna ve lo posso assicurare mai non <ride> ma a cui protest tutto questo? sulla Luna ho capito per quale motivo perché chiaramente era una questione di prestigio nei confronti della Russia ma per quello che riguarda Marte? il problema è proprio questo dare una risposta a tutto ciò e il, 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 la risposta è duale cioè ci sono almeno due tipi di risposte. Una è i soldi. Ramazzare tanti soldi che poi si fa credere siano utilizzati per queste spedizioni, invece questi soldi vengono utilizzati evidentemente in qualche, altro, in qualche altra direzione. Sì. Potrebbe non essere così peregrina come ipotesi, vero Alberto? Assolutamente no, ma è una continua presa in giro dell'essere umano però, è questa. Ma io farò decidere, io farò decidere mh, mh, alle, alle persone che verranno a questa conferenza perché loro vedranno le fotografie che io gli metto a disposizione con le ricostruzioni e i filmati e loro decideranno, non sono io che deciderò. E mi parlavi appunto di questi um, capitali che possono essere devoluti in altre direzioni, e quando io penso a movimenti di denaro così cospicui, penso sempre alle armi, no? agli armamenti a tutte queste cose qua. La fissazione delle armi è una fissazione del tutto ehm, del mondo anglosassone, anglosassone, non ho detto americano, eh, che ha messo in atto una politica di acquisizione del controllo totale del pianeta da sempre da quando c'erano i pirati, da quando c'era l'Inghilterra. Guardate, se noi andiamo a studiare la storia dell'Inghilterra ci troviamo che gli, gli inglesi non sono mai esistiti, ma sono i tedeschi che sono a un certo punto diventati inglesi e si sono cambiati il nome. Ora, non eh, voglio beh, adesso, cominciare dagli Windsor, che sono di Sì, Esattamente, esattamente. Ora, eh. ehm, la famiglia dei Pendragon e così via. Io ritengo una cosa, ora voi ci potete credere o non credere, è una mia sensazione, prendetela così. I problemi di questo pianeta non si risolvono se uno non ha capito che a capo dei problemi, cioè la, la ragione prima, la chiave di lettura è una chiave di lettura aliena. Gli alieni comandano su questo pianeta attraverso i loro schiavetti che sono la massoneria e la massoneria produce sui nostri governanti gli effetti che noi stiamo subendo. Su questo pianeta c'è l'idea di trasformare la civiltà che noi abbiamo in una civiltà aliena, una civiltà che è come quella delle api, che è come quella dei cinesi, in cui siamo tutti uguali, siamo tutti dei numeri, non comanda nessuno, non, la, non si ascolta la musica perché è reato cioè bru bruceremo i libri non ci sarà più niente eh, questo è quello che è questo è quello che sta accadendo ehm, devo dire anche che probabilmente non funzionerà questo giochino ma questo è un altro paio di maniche ma in questo contesto io che ho studiato tanto per 30 40 anni il problema alieno mi sono trovato di fronte a questo problema e ho, ho creduto di capire che noi se non comprendiamo che la Meloni non può andare al governo e la mattina prima dice una cosa, la mattina dopo dice il contrario. Perché in ipnosi, io me lo ricordo, quando l'alieno diceva li abbiamo svuotati tutti dentro. Poi fatevi i vostri conti e vedremo che succede. Beh, c'è da dire che Meloni, Melani, non è che il mondo della politica in generale, ma non parlo solo di quella italiana, sia così piena di valori da debordanti, da inquinare positivamente il, il popolo, noi eh, esseri eh, inutili per questo tipo di ragionamento, eh, diciamo, lobbistico, no? perché parlando di massoneria è di questo che parliamo. Ma io me lo sono sempre chiesto, in verità, eh, quale interesse potrebbero avere queste grandi famiglie, perché poi è di questo che parliamo, no? che sono endogene, che si riproducono certo. tra di loro. Certo, la ricchezza è di essere sempre più ricchi, guarda. Ma, che sì, ma non è questo l'unico problema. I soldi sono un mezzo per poter ottenere la risorsa, per poter ottenere quello che è il vero punto. E il vero punto è, è, è scritto nel mito: il vero punto è la marita, il vero punto è il nettare che dà l'immortalità. <ride> questo è quello che i nostri governanti alienati. E chi li comanda, gli alieni, vogliono da sempre, non vogliono morire, non vogliono fare l'esperienza della morte eh, perché hanno paura di morire. E invece la devono fare l'esperienza della morte come noi. Siamo venuti qui per fare proprio questa esperienza perché attraverso l'esperienza si capirà che la morte non esiste e torneremo ad avere la consapevolezza di chi noi in realtà siamo, cioè i creatori dell'universo. Come spiriti, come spiriti, diretta emanazione della divinità. Parlando della, della camera del faraone di cui parlavi prima, Corrado, sì. che è un amplificatore di energia attraverso il quale il faraone sarà vissuto per moltissimo tempo. E quindi da eh, Ramsete, dico io, a von Rothschild, poco cambia, la finalità è la stessa? Assolutamente, tanto è vero che queste famiglie di eh, ricchi eh, che governano attraverso manipolazioni della geopolitica c'è sempre l'idea della criogenizzazione del corpo, non soffrire, vivere sempre giovani, c'è questa idea, la cellulite è una malattia, ti dice il Carosello. No, la cellulite è una cosa normale, che ti deve venire e questa gente qui ha il terrore di morire e questa gente qui ha il terrore di morire perché all'interno di questa gente c'è l'alieno, l'alieno che utilizza, il, ora mi può sembrare incredibile, il corpo di queste persone come delle marionette per poter sopravvivere utilizzando già a questo livello l'energia del corpo dell'essere umano. I nostri governanti sono tutti svuotati dentro, tutti, magari è eccessivo, i più, i meno, ma questo ci fa capire eh, che eh, dobbiamo cambiare qualcosa, cioè eh, in fondo noi come ci liberiamo da una situazione del genere, no? aspettiamo l'argomento che in chiusura, eh, ci liberiamo da un, c è, c è una, una ipotesi di lavoro, per fortuna e, e di, di cui io sono estremamente convinto sì. è che sempre nel secondo principio della termodinamica: cioè tutto finisce bene. La termodinamica può essere detto anche così: che cosa vuol dire? No, guardate, noi abbiamo fatto tutte le rivoluzioni: la rivoluzione culturale, la rivoluzione armata, la rivoluzione della chiesa cattolica, la rivoluzione sociale. L'unica rivoluzione che non abbiamo. Ha... L'unica rivoluzione? E stavi dicendo, ci mancava la rivoluzione? La rivoluzione della coscienza dobbiamo fare. La rivoluzione della coscienza che si fa dentro di noi, non fuori. Cioè andare a fare i giro tondini fuori al palazzo del governo per protestare contro quelle persone che noi crediamo di aver eletto e che invece si sono elette da sole. Noi dobbiamo prima di fare una manifestazione in piazza, te devi sapere chi sei, se no stai a casa perché vai in piazza solo a prendere inconsapevolmente delle manganellate che non serviranno a nessuno. Te guarda cosa ha fatto Ganni. Gandhi, quando è andato a fare la marcia del sale contro le forze inglesi con i moschetti, lui che sapeva perfettamente che ora basta parlare, ora fare, si è ha proprio inchiato davanti a queste persone ed è andato avanti. Non è che si è fermato come da noi, parliamone con la polizia, ma ah, io vorrei andare in piazza lì a fare la manifestazione. No, non potete passare di qui, dovete andare di là. Gandhi è andato avanti, e quello che è successo è che i fucilieri sono scappati davanti alla coscienza di Gandhi e di quelli che ci aveva dietro perché la coscienza è l'arma più importante dell'universo. L'unica rivoluzione possibile è proprio quella delle coscienze, che ognuno deve fare per se stesso, perché solo attraverso una riforma interiore si può arrivare a una riforma esteriore. Su quello sono perfettamente convinto. Ci vorrà molto tempo, però l'importante è che dopo uno ne venga un altro, ne venga un altro ancora e vedrai che si irraggerà a macchia d'olio il tutto. Però ognuno deve farlo per se stesso. Sì. Io vorrei fare l'ultima domanda a Corrado. Sì. Corrado, che cosa vedi sopra l'angolo? Sopra l'angolo? <ride> sopra l'angolo, cioè, voglio dire, ti ricordi che Maurizio Costanzo chiudeva le sue trasmissioni chiedendoti, chiedendo cosa c'era dietro l'angolo? Ah. Io invece ti chiedo cosa vedi sopra l'angolo. Ah sì, 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 da questo punto di vista mi sembra abbastanza chiaro. Sopra l'angolo io vedo che quello che dietro l'angolo si poteva pensare essere eh, il mister Hyde di noi, invece eh, sopra l'angolo si vede chiaramente che dall'altra parte dall'altra parte c'è quella parte di noi che noi non abbiamo conosciuto, non abbiamo capito, è come dire l'altra parte dello specchio. Se te guardi lo specchio vedi in fondo te e ti guardi come per dire ma Cosa c'è di me che non ho capito? Ti guardi con questa specie di sorrisetto alla mattina, come per dire: Ma io chi sono? Il dottor Jekyll o Mr. Hyde? Quando cambi il punto d'osservazione, scopri che dall'altra parte dello specchio ci sei sempre te. E con grande eh, stupore. Nell'istante in cui muori, tutta la gente perde il corpo, perde il contenitore, noi tutti quanti nella vita siamo andati alla ricerca. Pensate, tutti quanti noi ricerchiamo la stessa cosa e non lo sappiamo. C'è chi cerca il bosone di Higgs, la particella di Dio, c'è chi cerca, ehm, che ne so, come è fatto il buco nero, come è fatto e tutti in realtà stiamo lo stesso Heisenberg, nel principio di indeterminazione, lui era marxista leninista, non si rendeva conto e l'ho scritto in un libro. Poi alla fine l'ha scritto dice "Ma proprio a me che sono marxista leninista me lo aveva venire fuori, quindi determinista. Dovevo tirar fuori il principio di indeterminazione e essere premiato. per questa stronzata. Porca eh. puttana, non, non mi sta bene, perché Ognuno di noi cerca quella parte di noi che non ha compreso e la estroietta e la tira fuori. E quando noi, alla fine dell'universo, del mondo, della nostra vita, apriremo l'ultima porta e stiamo per morire, guarderemo di là per vedere, ora vediamo chi è Dio, ecco che ci troveremo davanti noi stessi. Questa è la scoperta, questo è il guardarci dall'alto, scoprire che dall'altra parte non c'è nessuno. Se non noi stessi, perché non c'è un'altra parte, c'è una parte sola, noi. Bene, a questo punto possiamo chiudere la nostra chiacchierata, Corrado. Come sempre, è una, le tue chiacchierate sono sempre, come dire, ti rigenerano un po' come. come la come la piramide di Cupo. <ride> come di Cufu. e comunque rigenerano se non altro la mente, questo è un dato di fatto fondamentale. Io ti ringrazio, ti ringraziamo veramente. Quindi un saluto grande ancora a Corrado Malanga, ospite graditissimo e illuminante come sempre. Un abbraccio fraterno al mio amico e fratello Alberto Lori e un arrivederci a tutti voi, sempre sui canali in sintonia. Grazie.